Ciao a tutti e ben ritrovati. Come ogni anno a casa mia non possono mancare i piatti della tradizione per le feste di Natale, come la lasagna oppure la pasta al forno, quindi vi parlo di un primo piatto. In questa ricetta di oggi vi farò vedere non la classica ricetta della pasta al forno, ma una ricetta che a casa mia va per la maggiore, quindi una ricetta anche direi molto semplificata. Quindi dai, non vi perdete questo video e iniziamo subito con la preparazione. Ve la consiglio assolutamente. Iniziamo la preparazione dell'impasto per le polpettine che abbiamo già preparato in un altro video, quindi mettiamo del macinato misto in una ciotola, aggiungiamo del parmigiano grattugiato, due uova, sale fino a piacere, del pepe nero macinato a piacere, dell'origano secco, pan grattato. Quindi mescoliamo con la mano velocemente fino ad ottenere un composto omogeneo per poi coprire con la pellicola trasparente e mettere in frigo a riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo ci spostiamo ai fornelli dove andremo a friggere le nostre polpettine. Quindi ho messo dell'olio di semi di girasole in un tegame, accendo la fiamma e formo le polpettine. Che farò friggere su entrambi i lati per circa 5 minuti a fiamma bassa. Una volta fritte le metterò su della carta assorbente in modo tale che l'olio in eccesso venga assorbito. Una volta fritte le polpettine prepariamo il sugo, quindi in un pentolino alto mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo i due spicchi d'aglio e poi un cucchiaio circa di concentrato di pomodoro. Aggiungiamo le polpettine appena fritte, mescoliamo velocemente e poi aggiungiamo il passato di pomodoro e poi l'acqua che precedentemente ho passato nel barattolo del passato di pomodoro. Quindi metto il coperchio e faccio cuocere a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto finché otterremo questo risultato. Quindi una volta pronto il sugo lo tengo per un attimo da parte e mi dedico alla besciamella. Quindi in un pentolino aggiungo del burro che farò sciogliere. E una volta sciolto aggiungo la farina, mescolo velocemente finché la farina sarà assorbita completamente dal burro, per poi aggiungere il latte e continuare a mescolare tutto ciò a fiamma bassa. Quindi mescoliamo finché la nostra besciamella si addensa. A questo punto aggiungo del pepe nero macinato se piace, mescolo velocemente e poi andrò a versare la besciamella in una ciotolina, la copro con pellicola a contatto e la tengo anche a lei per un attimo da parte. Preparata la besciamella, mi dedico alla cottura della pasta, quindi aggiungo del sale grosso all'acqua in bollore e poi calerò le mezze maniche. E che scollerò 3 minuti prima della cottura completa per mettere nell'acqua fredda in modo tale che la cottura si blocchi. Quindi pronte tutte le preparazioni, non mi resta che dedicarmi all'assemblaggio della pasta al forno. Quindi in una teglia metterò dell'olio extravergine d'oliva dove andrò ad aggiungere anche del sugo, della besciamella, e per renderla ancora più golosa aggiungo delle polpettine all'interno della pasta che inizialmente appoggerò nella teglia.
per poi spostarla nella pentola dove andrò ad aggiungere anche la restante pasta, che condisco con il sugo del pomodoro e delle polpettine. Quindi mescolo per insaporire per bene la pasta. Insaporita la pasta, mi sposto nuovamente alla teglia, dove andrò ad aggiungere sopra la besciamella e il sugo un po' di parmigiano grattugiato, circa metà della pasta condita, in modo tale da coprire tutto il fondo della teglia, un altro po' di besciamella, un po' di parmigiano grattugiato, un po' di sugo con le polpettine, e poi la restante pasta con il sugo e le polpettine. Sopra la pasta appena livellata metterò dell'altro parmigiano grattugiato e poi la restante besciamella. Aggiungerò nuovamente un po' di parmigiano grattugiato, in questo caso solo se volete, e poi infine un filo di olio extravergine d'oliva. Quindi andrà nel forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 40 minuti, oppure finché vedremo che quella crosticina tanto croccante e invitante si formerà sopra.